Ed eccoci, buonasera amici, benvenuti. 30 minuti, ritorniamo, apriamo la settimana, martedì e giovedì con noi, vi accompagneremo fino all'edizione delle 20:30 del TG Ten. Ritorniamo a parlare di sanità, ritorniamo in Calabria, ritorniamo a Cosenza, parliamo sempre delle eccellenze, perché noi abbiamo, e lo dico sempre, tantissime eccellenze in Calabria e purtroppo abbiamo parlato di immigrazione sanitaria, c'è tanta gente che va fuori a curarsi, ma quello che sostengo da più tempo è che anche qui noi abbiamo delle eccellenze, ce ne sono tantissime, ne sto ospitando tantissimi di luminari nostri. Pensate, lui è da oltre 20 anni qui, non è calabrese, lui è nato a Gerusalemme, è palestinese, è qui da oltre 20 anni, però ve la ricordate la Ricci Petitone? Quindi praticamente c'era quando c'era la dottoressa Ricci Petitone. Buonasera al dottor Suecki Fausi. Buonasera Buonasera, buonasera. dottore, benvenuto, come stai? Grazie, tutto bene, grazie a Dio, si Ricordiamo che il lavora. dottore è il direttore dell'Unione Direttore della chirurgia pediatrica, Chirurgia unità. Pediatrica UOC di Cosenza, Sì. Annunziata. Ho detto bene, un'eccellenza, Benissimo, per me è benissimo, un'eccellenza, benissimo. o no? Sì, certo, ci teniamo molto a questo. Noi cerchiamo di fare il meglio possibile per i bambini. E noi stiamo sempre aggiornati per lavorare secondo gli ultimi protocolli internazionali riguardo alle patologie infantili. Certo. Senta, nella maggior parte della chirurgia pediatrica, diciamo, interviene spesso nelle malformazioni, no? Sono tante, insomma, le malformazioni. Poi, man mano che andiamo avanti, faremo vedere qualcosa che fate qui come eccellenze, diciamo, molti vanno anche fuori, no? Però adesso dobbiamo dire che ci siete voi qui, che avete un reparto d'eccellenza Certo, le all'Unziata. E malformazioni siete di riferimento per tutta la per Calabria. tutta la Calabria, certo, le malformazioni neonatali, Sì. una delle patologie più importanti che trattiamo in chirurgia pediatrica, in quanto ce ne sono molte incidenze riguardo alle patologie a tutti gli organi, Sì. cioè dalla faccia. La malformazione maxillofacciale, che c'è l'abbio palato schisi, alla malformazioni dell'apparato digerente, l'atresia La tesi esofagea, l'atresia esofagea, sì. intestinale e così. Perciò noi comunque siamo l'unico reparto, l'unica struttura che tratta le malformazioni neonatali in Calabria. E da circa negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, la migrazione sanitaria Nel frattempo riguarda. stiamo tenendo il reparto, dottore, perché è Certo, veramente accogliente, come vedete, io ci sì. tengo moltissimo, noi, la chirurgia pediatrica, a accettare i bambini e farli sentire a loro Allora, agio durante bravo. il ricovero. Cerchiamo di umanizzare al massimo la ospedalizzazione. Bravo. Come vedete, questo, quando arrivano la mattina, ci sono dei volontari su Sì. questo tavolo, su questo angolo, che cercano di accogliere il bambino, spiegare a loro Questo è cosa un devono robot, cos'è fare il questo robot? percorso. Questo è un Questo è robot un robot che parla con i che bambini parla con dentro i il bambini. reparto, gioca con loro, gli fa delle domande, anche loro gli fanno delle domande, lui risponde e il bambino così si distraggono, dimenticano la loro patologia, la loro criticità, insomma. Non parlare dei supereroi che vengono spesso questi ragazzi a Per fortuna ci dare. sono molti volontari che cercano, sono interessati a questo aspetto Sì, dell'umanizzazione del bambino, far sentire il bambino come se fosse a casa in casa, famiglia, e bravo, questi volontari vengono vestiti da supereroi, da cosa, che cercano di farli giocare, lavorare, distrarsi. Come vedete qua, ogni tanto li chiamiamo e questi bambini nel reparto sono felici di vedere e questi eroi in azione che scendono dal tetto o che entrano dalla finestra ne dentro il rivediamo qui le reparto, immagini, sì, stiamo come vedendo. vediamo qui, cerchiamo di farli il più spesso possibile. Senti, dottore, io quello che volevo chiedere, sei tanti anni qui a Cosenza ormai, no? Come si trova a Cosenza? Come sentiamo parlare sempre di questa mala sanità, insomma, dai. No, io qui all'inizio, quando sono stato invitato a venire a lavorare qua a Sì. suo tempo, circa 20 anni fa, dalla dottoressa Ricci Ricipeditone. Petitoni, che a suo tempo mi voleva qua per fare certe patologie che trattavo a Ferrara prima di Sì. venire qua, sono venuto qui a tutto e tutto vante, il sud, Cosenza, Dice così, che chissà che cioè trovo, come sa, come.
Però veramente mi sono trovato benissimo. Benissimo. Prima per il clima, l'ambiente, cioè mi sono trovato a Ma Cosenza. sai che tanti luminari vogliono venire giù in Calabria, anche professori importantissimi Molti sono dei qui miei ospiti quando dall'università, vengono qua eh? sono veramente meravigliati Da dalla questo clima bellezza che della abbiamo, di natura, questa della Calabria. bellezza, cioè la Sila, Il il mare, mare, sì. 20 minuti dalla Sila al mare, cioè è una cosa fantastica. Pensiamo questa, poi ritorniamo anche sulle malformazioni perché facciamo vedere anche delle diapositive, però siccome parliamo di Calabria, noi parliamo sempre di questo Calabria che si trova bene, quindi pensate lui quando si è laureato a Bologna, se non mi sbaglio, Sono laureato a giusto? Però Bologna. quando era a Bologna ha avuto la passione, perché papà lì a Gerusalemme c'ha un ristorante, cioè un ristorante, Sì, cioè, mio papà aveva un lui per ristorante. mantenersi agli studi, pensate, è un mancato cuoco, Sì, perché mi sono ti mantenuto agli diventato studi, lo dico a così, Bologna, sì, adesso lo dico così, mi sono mantenuto agli studi lavorando in un ristorante famoso a a Bologna Bologna. e facendo il cuoco, sì, nel weekend solo, per Solo il resto della il weekend. studiavo, certo. Così guadagnavi Cioè, ho una qualcosina, però. passione anche della E cucina. adesso cosa ti è rimasto di questa di Bologna, di questa passione per la cucina? No, Cucini adesso mi adesso? esercito a casa mia con gli amici, ogni tanto facciamo Ah, ma questo lei, delle... quello che. Cos'è Ah, questo qua? sì, no, questo è un piatto palestinese, si chiama makluba. Sono Come? strati di carne, di verdure, tipo melanzane, pomodori, riso. Una volta cotto, resta chicco per chicco, come vediamo Con così, i e poi pomodorini. una volta ribaltato mantiene la sua forma, si Ma chiama balla ribaltà sto makluba. riso in quel modo, Si non è ribalta, sì, facile. dentro, se si ribalta mantiene la sua forma. Se è cotto bene, sì, se uno sa Se è cotto fare, bene, sì. sì. Quindi sta sempre anche una passione, ecco, le passioni. Perché questi primari, questi luminari nostri, io ho avuto Di Dio, ho avuto Aiello, Greco, Curci, insomma, hanno tutta una passione. Chi dipinge, c'è quello la cucina, un altro gli Io la piace cucina e il il giardinaggio, a me, giardinaggio. nel tempo libero ho Ma queste due dove vivi, a passioni. Cosenza o a Rende? No, vivo a Rende. Rende, Ti trovi bene, mi sì? Che trovo benissimo con il mio giardino, con il mio angolo di pace, sì, mi trovo bella bene. cosa, visto? E questa è la cosa bella anche di questi nostri medici che sono qui in prima linea sempre, che ne dicono, magari dice sì, sta Calabria, questo e quella, però abbiamo anche delle persone che lavorano sul campo con grande professionalità. Ritorniamo alla atresia esofagea. Ah, una delle Questa malformazioni malformazione, più complesse che ci sono, che riguarda i neonati, c'è una diapositiva su questa, se non mi penso di sbaglio, sì, che ci quelle sarà una radiografia che fa radiografia, sì. vedere Prima e dopo. ecco, Ecco. questo prima dell'intervento, come vediamo, il mezzo di contrasto, quello Sì, bianco al sì. collo, è un mezzo di contrasto, non procede verso lo stomaco perché manca un pezzo di Manco un esofago. pezzo. Perciò noi facciamo questo intervento, come vedete, dopo l'intervento a una settimana. Abbiamo ricostruito l'esofago, come vedete adesso il mezzo di contrasto va nello stomaco e il bambino può mangiare normalmente e fa una vita pressoché Perché normale. rischia se va la trachea praticamente, poi Sì, rischia perché la anche parte inferiore in questo caso era collegata alla alla trachea, perciò se il trachea. bambino beveva Beveva, sì. poteva andare nei Trachea, bronchi. È bronca. una malformazione compatibile con la Ma vita, questa al perciò 100% con la chirurgia si risolvono oppure rimane io negli qualcosa? ultimi 5 anni ne ho fatti 25 interventi, di questi sono Tutti tutti vivi. riusciti. I primi che ho fatto 20 anni fa che sono venuto qua stanno facendo l'università, perciò Che bella cosa, eh? è una chirurgia fatta bene, è fatta come si deve, ha dei buoni risultati sempre. Invece per quanto riguarda le malformazioni, ho visto anche quella delle dita attaccate. Ah, le sindattilie. Sì. Sì, anche le sindattilie, una delle malformazioni, anche quelli, però non si opera nell'età neonatale, ma si opera a un Dopo. anno circa di età prima dell'anno. Come vedete, questo bambino ha due dita Sì. attaccate e noi andiamo a separarli per dare, vedete, subito Sì, a sì. 10 giorni dopo l'intervento, poi vediamo un'altra a distanza. Come vedete, c'è un innesto cutaneo nella parte perché mancava della cute che si prende dal linguine e si mette là per sostituire, per coprire la cute che manca. Poi queste bambine non hanno nessun problema di tipo funzionale, cioè muovono la mano normalmente, possono anche suonare il pianoforte senza Addirittura. problemi. Voi l'accoglienza diciamo da 0 fino ai 16-18 anni. Noi trattiamo i bambini dalla Città? nascita 0 fino a 18 anni. Fino a Una volta 18 anni. compiuti i 18 anni Sono maggiorenni, non insomma. sono più nostri. Sì.
come in famiglia, insomma. Vabbè, così, poi sono maggiorenne, ognuno, poi vanno sì, via, visto, i figli certo, vanno via. E tuo papà lì in Palestina, momento difficile, un pensiero dobbiamo fare. Purtroppo stiamo vivendo un momento drammatico. Io e mia famiglia a Gerusalemme, non è a Gaza per fortuna, però stiamo vivendo un momento drammatico da questa guerra assurda che c'è. Speriamo che si risolva al più presto possibile. Però fanno solo chiacchiere, dottore, qua ti sento tutti chiacchiere, come in Ucraina, anche in Palestina, solo chiacchiere, nient'altro. Speriamo infatti, bene purtroppo, che insomma, dopo tanti appelli anche del Papa, che questi paesi, diciamo, superpoteri del mondo prendono delle decisioni e fanno delle pressioni, se no non si risolve niente. E tuo papà c'è un ristorante a Gerusalemme? Adesso mio papà non c'è più, però c'è più, ho i miei fratelli che hanno lì. Lavorano. Quanti siete in famiglia? Noi in famiglia, quattro, siamo in quattro maschi e sei sorelle. Sei? Siamo sorelle. In dieci. Dieci. Fratelli, vi sentite però tutti? Sì. Sì, io ci vado tutti gli anni a Gerusalemme. Vai a Gerusalemme, ogni anno vai. Sì, 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 ci vado tutti gli anni. Quest'anno... Non so se ci vado, vista com'è la situazione. Ecco, cioè sono lì davanti al Santo Sepolcro, perciò... Sì. Senti, dottore, ritorniamo a sta Calabria, Calabria Saudita, come la chiamo io, perché molte volte scherzo, però sta Calabria è bella, abbiamo detto, ma come si trova in Calabria? No, io mi trovo benissimo, mi sono adattato perfettamente, ormai sono... Calabrese. Sono mezzo calabrese. A proposito dei piatti, ma voglio dire, mi dici un piatto nostro calabrese, visto che cucini bene... anche, ma in Calabria che cosa ti piace della Calabria? No, mi piace qui soprattutto le specialità del pesce, delle pesce. Cose, capito? Piatti sofisticati come la vostra lasagna, trasformo lasagna. Quella romagnola che la si romagnola fa con le vostre fatte con le polpette. Mi deve invitare un giorno, dottore. Senz'altro, ci organizzeremo. E poi... Ci sono tanti ragazzi che nascono anche con il seno, perché ci capita, ho visto anche delle diapositive. Sì, ci sono anche delle malformazioni che dei ragazzi ginecomastia, hanno, si chiama, ginecomastia. Sì, hanno il seno molto pronunciato, come se fossero femmine, si chiama ginecomastia. Anche questa è una delle malformazioni che andiamo a correggere, come vede, prima dell'intervento, dopo l'intervento ha un aspetto di un maschio normale, sono... Questi qui hanno molto importante la correzione di questa malformazione. Perché, dottore? A livello soprattutto psicologico, perché dal punto di vista, diciamo, funzionale, non ha importanza, però dal punto di vista psicologico ha un impatto molto importante per su un bambino, certo. Sul paziente. Perché un bambino che ha un seno simile a una femminuccia, di solito non vanno al mare, in palestra non si scoprono, stanno isolati, perciò un bambino che... E questi a che età si bisogna intervenire per questi? Di solito noi interveniamo, questi qui, nell'adolescenza, 12 13 anni in poi. Da 12 anni non si prima. Può fare sì, prima. Sì. Perché non si può fare prima? No, perché sennò... prima c'è una trasformazione fisiologica del corpo umano, perciò lo strato di adibe va rimodellato. Una volta che il bambino ha superato 12-13 anni, il suo aspetto diventa quello quasi definitivo. Sì. E poi comincia anche l'impatto psicologico dopo quest'età. Perciò per motivi sia fisiologici sia psicologici, l'indicazione all'intervento non deve avvenire in un'età precoce. Lei ha esercitato poi in Palestina, lì ha fatto il medico lì oppure... Io ho lavorato un anno in Palestina, poi sono venuti per motivi di famiglia, che mia moglie è italiana. Ah, proprio sua moglie è italiana? Mia moglie è italiana, anche lei è ferrarese, perciò... È ferrarese però di venire giù qua, insomma, Sì, infatti mia moglie... L'ha accettato, insomma. Sì, l'ho accettato perché sapeva che avevo questa grande passione per il lavoro, sì. Perciò ha fatto questo sacrificio che io devi ringraziare, sono però, sempre debitore per questo. Sei figli, dottore? C'ho due figli. Ah. Ho due figli, già lavorano. Si è sposato giovane. Insomma, ho un figlio di 33 anni, scusate, no, che è già ingegnere, lavora alla Ferrari. Lì a Modena? Sì, sì, è un ingegnere a Modena, a Maranello. Maranello, C'è una figlia, avvocato, a Ferrara. Quindi sono rimasti lì i figli? Sì, sono tornati lì. Sono tornati lì? Perché la figlia ma c'erano i suoceri lì? Certo, le zii, i suoceri, i parenti vivono lì. Quindi vedi la vita come va al sud, poi i figli nascono e se ne vanno al nord. Sì, cioè, è la vita così, siamo ormai... Ma medicina nessuno praticamente?
un ingegnere, no, l'altro avvocato. Sì, medicina niente, cioè hanno fatto le loro scelte e hanno fatto hanno bene. Fatto bene, certo. Perché uno deve seguire la sua passione, perciò non è che... Quindi, vabbè, ingegnere, insomma, a Maranello, Ferrari, insomma, è una bella cosa, dai. Ha una sua passione, l'ha seguita e lui è contento. L'altro l'avete fatto avvocato, oggi o domani dice, questi problemi che c'è qua, sanità, sai, posso sbagliarci, almeno c'ho l'avvocato. Perché oggi bisogna avere l'avvocato e il commercialista. Per fortuna non ne ha avuto mai bisogno fino lo adesso. Lo so, vabbè, per carità di Dio, no? Lo dico perché scherzo, io ogni volta che trovo, oggi dobbiamo avere l'avvocato e il commercialista al seguito per uscire da tutte queste cose. Ritorniamo a questa sanità nostra, qua c'è un commissario nuovo, sentiamo tante parole in merito a questa sanità cosentina, ma cosa c'è di vero? Perché poi voi siete in trincea, lavorate, ci siete, no, insomma, pure peccato sempre da andare addosso a questa sanità, poi ripeto c'è gente che magari si meritano... I problemi della sanità, come in tutta la nazione, sì. Cioè sono problemi ormai a livello nazionale, quello che c'è a Milano o c'è a Roma, c'è anche a Cosenza, problemi del pronto soccorso, problemi... ma questi problemi in tutta Italia sono così, perché non è che diciamo esatto, a Cosenza... Cosenza non è un angolo diverso paradiso, dagli altri, certo. I problemi che ci sono in altri... Però stanno ristrutturando, adesso sono stati locali nuovi. Ultimamente sì, c'è stato molto miglioramento, anche il pronto soccorso l'hanno migliorato... Certo. No, devo dire, poi ci sono molti colleghi professionisti con grande passione, lavorano, si dedicano molto al lavoro. Cioè, l'ospedale L'Annunziata è veramente un ospedale ad alto livello professionale. Cosa manca in questa sanità calabrese per decollare, per arrivare ad alti livelli? Cioè, adesso c'è l'università, insomma, è già entrata in una cosa. Sì, questa importante. È una cosa molto positiva. L'università è stata una cosa che senz'altro darà un lancio all'Annunziata. Quello che manca sempre, come dicevo, come in altre zone d'Italia, come in altre regioni, manca l'assunzione. Per esempio, io ho anche il problema, il mio reparto in questo momento per problemi di personale accorpato al reparto di pediatria per mancanza di infermieri. Infermieri se noi medici. Assumiamo bioinfermieri, io avrò il mio reparto autonomo, avrò 10 posti letto. Ah, perciò perché io... qua, ecco, come dice il dottore, dice una cosa, la dice, lo sto dicendo da una vita. Qua mancano i medici lì, la facoltà di medicina, sai, sono sbarrate, molti ragazzi vanno in Albania, vanno fuori, all'estero, Romania, dappertutto. Ma lì, lasciatele libere, se c'è voi, infermiere mancano. Voglio dire, ecco, secondo te bisogna intervenire anche su questo? In modo soprattutto particolare. Su quello, io penso, certamente bisogna razionalizzare e organizzare meglio il lavoro in modo da diventare più efficienti, sì. Però non si può essere efficienti al massimo all'iso risorse attuale, bisogna anche le volte assumere e anche investire nel personale. Senti dottore, oltre a questi, diciamo, poi curate anche gli ustioni in modo particolare, ma ho visto anche il labbro leporino, molti bambini nascono con questo problema. Mi sono specializzato la passione della chirurgia plastica infantile e neonatale. Infatti io correggo anche le malformazioni maxillofacciali. Come vedete, questo bambino ha una labio palato schisi. Questo è aperto il labbro, che la gengiva. Anche la gengiva, tutto. Pure la gengiva, mancano una parte della gengiva dove ci sono i denti. Manca il palato duro dove c'è l'osso. È aperto anche il palato molle, perciò proprio come una a gola di lupo, qualcuno chiama, perché è tutto aperto. E noi li correggiamo questi bambini. A 5 mesi si fanno 2 interventi per correggerlo, il primo intervento si fa a 5 mesi, poi dopo è lui, a 5-6 mesi come vedete questo, poi il secondo intervento per chiudere il palato si fa a un anno dopo, a 18 mesi, 15 mesi, e vengono corretti così, dopo vanno seguiti per... Però problemi. La maggior parte di queste donne, molte volte che capitano, poi si vede dalle ecografie o meno, già vedono che c'è malformazione, molti vanno subito all'estero, vanno fuori, quindi anche su questo bisogna sensibilizzare e rimanere qua perché avete un reparto di eccellenza, come dicevo prima. Certo, no? Io per quello che riguarda le questa malformazioni... Questa migrazione sanitaria, noi siamo fuori, qua mai, perché sempre così dicono qua, no, all'ospedale di Cosenza, Catanzaro o meno, mai. Perché c'è questa cosa nostra così?
No, questa è stata una mentalità che è stata così venuta nel Negli anni, tempo, nei negli secoli dei anni, secoli, qui sì. a Cosenza, tutto quello che è fuori è forse è meglio È di quello meglio, che sì. c'è qui. Però devo dire che negli ultimi 5-6 anni sta cambiando Stiamo vedendo questi questa bambini che mentalità. poi Ah, ecco, questo è il ritornano reparto. sorridenti, Sì, ecco, questo è il vedete, reparto da infatti. noi. Come vedete, cerchiamo di il bambino di sdrammatizzare in sala operatoria, farlo Sì. giocare in modo che non sia stressato. E mettiamo la mascherina di Zorro, Ah, lo sì. vestiamo come vedete di tipo di quella di Superman, il mantello. E i bambini giocano, le bollicine e così. Perciò cerchiamo di umanizzare anche le cure, anche nella sala operatoria. Attacchiamo tutti i pupazzi al muro, così. È importante per il bambino sentirsi in un ambiente pressoché normale, insomma, farlo sentire un po' in famiglia o a casa. A quello ci tengo moltissimo. Lo stai facendo, insomma. Lo Certo, noi stai abbiamo, facendo? certo, grazie ai volontari, a noi, anche agli infermieri, agli strumentisti di sala operatoria, tutti sono interessati a questo aspetto. Senti, dottore, io poi su questo volevo capire anche il discorso della sta sanità, che io poi molte volte ne parlo. Voi se ci mettete la faccia, vedete che bella, magari c'è questa situazione che avete aperto, questa azienda ospedaliera, vedete. Siete ospiti in trasmissione, parlate con tutti. È anche questo forse un segnale o un messaggio che arriva al cittadino, no? Vi Certo, vedono, io ho avuto qua i io. primari di cardiologia, Aiello anche di chirurgia, insomma siete un po' tutti di Dio, c'è stato il dottor Di Dio, siete presenti. È un messaggio Certo, importante che dobbiamo io lanciare anche ai veramente cosentini. sono venuto qui con l'intento, era il mio scopo principale di venire qui, di cercare di spiegare ai genitori che hanno problemi con i figli che da noi possono trovare esattamente quello che possono trovare in qualsiasi altra città del nord o di altro. Tanto vero che negli ultimi 5 anni, lo stavo dicendo prima, Sì. per quello che riguarda le malformazioni infantile, che una volta circa l'80% migravano, Sì, andavano a andano operarsi fuori. fuori, Sì, è questi vero. neonati, questi bambini piccoli. Adesso che abbiamo creato un sistema diverso per accoglierlo con lo STEN, che è un sistema di trasporto dei neonati quando hanno delle Problematiche, sì. problematiche, tutti quelli della regione Calabria, da tutte le neonatologie della Calabria, Vedono. vengono da noi qui a Vedi che bella Cosenza, cosa, bravo, hai fatto nella bene a nostra ricordarlo. terapia intensiva neonatale, nella nostra neonatologia, e noi cerchiamo poi di decidere per loro se trattarli noi o Oppure inviarli altrove, se è una cosa complessa, tipo complesso. cardiochirurgia o O cose altre molto cose, complesse. certo, E bravo. devo dire, dall'80% delle migrazioni che c'erano 5 anni fa, adesso l'immigrazione sanitaria riguardo alle malformazioni È infantile sono ridotta. meno del Vedi? 20%. Bella. E la E anche gente. questo 20% dobbiamo recuperare, Esatto, secondo ma questi 20% ci sarà sempre qualcosa di fisiologico, me. In cioè che non possiamo senso? azzerare questo percentuale perché molti hanno dei parenti, hanno Ah, qualche sì. Li medico che li segue consiglia. fuori, sì. Perciò noi cerchiamo comunque sempre di fare il meglio possibile secondo protocolli nazionali e internazionali, il meglio possibile in modo di avere dei buoni risultati. La gente si sta accorgendo, i nostri colleghi neonatologi, pediatri, vedono i nostri risultati e questo dopo li incoraggia a mandare i pazienti da noi, alla nostra Certo, attenzione. sì. Infatti adesso. Una volta, non so, mi ricordo 7-8 anni fa, nella lista operatoria Operatore, sì. Ce d'attesa mia, n'è. E non ce n'erano tante, 50, 60 di adesso media. quanti ce n'ho di più? Adesso ne ho tantissimi, nonostante che anche opero Ma 4 quanti giorni siete alla in reparto? settimana. Quanti siete in reparto? E il reparto siamo in 9, 9. 8 collaboratori e io siamo in 9. Però, insomma, anche Ci vuole lì. qualcun altro, insomma. Esatto, perché sono andati tre In pensione. in pensione e ne abbiamo assunti al posto di tre, due, però una specializzanda che non può svolgere tutte le Attività. funzioni, tutte le attività, perciò manca sempre Manca anche a sempre. noi del personale. Cerchiamo di compensare questo lavorando un po' di più. Sento, un pensiero l'abbiamo detto anche alla Palestina, un pensiero sicuramente, auguriamoci che sta guerra finisca al più presto. Che dire, dottore? Noi ci auguriamo, anche noi siamo in guerra qua, perché
che pare niente, ma noi a Calabria siamo sempre in guerra continua, qua praticamente ci manca sempre qualcosa e dove parla tocca e tocca abbiamo difficoltà, e quindi noi ci auguriamo che già a partire dalla sanità, come finire ai trasporti, a tutto, questa Calabria possa rinascere, o no? Certo, certo. La speranza è sempre l'ultima a morire. Se vuole gente di buona volontà e che quello è il fatto, ci sono, ci siete, io vi ringrazio. Noi perché vedete, del nostro meglio. Io per carità, mo, più volte mi capita di sentire tutte queste lamentele, ci sono, in realtà forse negli anni passati chi opera sbaglia, molto probabilmente si è sbagliato in tanto, però quello che il messaggio voglio lanciare io, e penso che arriva dall'altra parte, è quello che le abbiamo qui, ci sono queste persone che ci mettono la faccia, dei luminari, persone per bene, che vogliono veramente stare qui, ecco, lui ha lasciato Ferrara, diciamo magari Ferrara a Bologna non aveva modo di restare lì, eppure qui, è qui al sud, i figli sono al nord, lui è qui al sud, a lavorare con grande entusiasmo e grande professionalità, è questo che voglio dire, no? Infatti, io venendo qui al sud, credevo di stare un anno o due, erano questi gli accordi. Cioè poi me ne masquaglio. E poi tornavo indietro. Ma il dialetto, no, lo capisci adesso? Qualcosa capisco, sì. Perciò sono venuto qui, però dopo mi sono appassionato per due motivi. Uno, probabilmente la gente, anche il carattere della gente, siamo affabili, siamo, no? Un po' vicini anche nel modo nostro di mentalità, che io sono anche io del sud praticamente, ma anche un altro motivo, ho trovato qui molta patologia che non viene trattata, quando sono arrivato molte patologie non venivano trattate, tutte queste malformazioni, maxillofacciale, malformazioni di tipo plastico, le sindattilie, gli angiomi, tutti fuori, tutti non venivano trattati qua, perciò io ho trovato tanta di quella patologia che non riuscivo a smaltire i pazienti, perciò siccome a me piace lavorare, mi piace questo tipo di lavoro, ho trovato anche il modo di lavorarci, perché dove lavoravo prima a Ferrara ne vedevamo magari due, tre di labio palato schisi all'anno, ma qui io ne trovavo uno o due al mese, perciò anche questo era uno dei motivi per il quale ho deciso di restare qua, perché mi sentivo soddisfatto come professionista, e allo stesso tempo mi sentivo molto utile. Bravo. Professor, siamo giunti al termine, io ti lascio la telecamera centrale con l'augurio che oggi o domani un risotto di chiromani me lo fai assaggiare, un risotto di chiromani. Senz'altro, ci metteremo d'accordo. La cucina. Allora, dottor Fausto, ti lascio la telecamera centrale per salutare i calabresi e dire quello che vuole sulla Calabria e messaggi vuole. Io non ho idea, ormai non posso dire niente perché già sono già uno di loro, un calabrese come loro. Io voglio dire che la mia struttura, la mia unità complessa di chirurgia pediatrica è a disposizione di tutto. Noi abbiamo ormai negli ultimi 5 anni e il giudizio dei nostri colleghi che stanno negli ospedali più grandi d'Italia, che ammettono che allora non stanno più vedendo dei bambini, questi bambini complessi non li stanno vedendo negli ultimi 5 anni. Perciò io dico solo alla gente di fidarci, di venire da noi, di sentirci, venire a discutere, ma anche prima di fare un trattamento. Noi spieghiamo tutto e cerchiamo di essere il più trasparente possibile. Mi dispiace che la gente migra, ma delle volte spendono dei soldi e tutto per avere magari dei risultati, non dico, forse più bassi di quelli che trovano qua. E noi il messaggio che lanciamo è questo qua, appunto, restate in Calabria, perché abbiamo dei luminari e delle persone eccezionali. Grazie dottore, una buona serata. Grazie, grazie a voi. E allora adesso c'è il TGTN, l'appuntamento è a giovedì, sempre con 30 minuti di tutto e di più. Da Fabio Di Polito è tutto, le ultime notizie, grazie dottore. Prego. Alla prossima, ciao.